Avete mai visto in qualche anime o manga dei grossi pesci sui tetti delle case giapponesi? Bene, in questo video vi spiegheremo cosa sono. E state pronti perché a fine video Seba ci canterà una canzone dedicata proprio a ciò. I koinobori sono l'usanza più significativa e gioiosa della festa dei bambini, Kodomo no Hi, che ha luogo in Giappone il 5 maggio. Consiste nel far volare al vento enormi carpe di carta o di stoffa, dipinte con colori vivaci, che ondeggiano come se nuotassero nell'aria. Questi pennoni, che prendono il nome appunto da koi, ovvero carpa, condensano tutte le valenze simboliche della festa, celebrata come un augurio di energia fisica e spirituale, oltre che di crescita e successo sociale. Ogni famiglia che vanti uno o più figli maschi, per l'occasione segnala orgogliosamente al mondo la propria ricchezza, essendo sul tetto, per mezzo di corde, in cima a una lunga asta di bambù, tante carpe quanti sono i bambini in casa. Il maggiore avrà l'onore di quella più grande, mentre le altre saranno fissate sotto in scala. Tuttavia, nelle grandi città, torri, ciminiere, pali per l'elettricità interferiscono con questa tradizione, rendendola sempre meno praticabile. Nelle cittadine più piccole, nelle campagne, invece, dove gli edifici sono più bassi e circondati da ampi spazi aperti, l'uso è ancora in auge, per la grande gioia dei bambini. La carpa, per la sua capacità di risalire i torrenti e addirittura le cascate, è considerata il più virtuoso di tutti i pesci, un simbolo di decisione e coraggio. C'è una famosa canzone chiamata Koinobori, cantata in occasione della festa dei bambini dalle loro famiglie. Più alti dei tetti ci sono i koinobori, la grande carpa nera è il padre, le piccole carpe dorate sono i bambini, sembra che si divertano a nuotare. Grazie per aver guardato questo video e speriamo sia stato interessante. Yane yori takai koinobori, okina magoi wa otosan, chisana higoi wa kodomo tachi, omoshirosou ni oyoideru. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.